Mi aspettavo un Gela così agguerrito perché giocava soprattutto in casa e con un pubblico del genere, quindi aveva la spinta in più. La cosa strana è che non mi aspettavo la nostra squadra che subisse questo colpo subito nel primo tempo. Abbiamo fatto 20 minuti, penso che abbiamo tenuto il Gela, abbiamo tenuto il campo e poi il buio. Dobbiamo lavorare. Siamo una squadra che cerchiamo la salvezza il più presto possibile, bisogna lavorare. No, non mi aspettavo un Gela così aggressivo dopo 40 secondi, anzi, forse pensavamo che il Gela un po' teneva palla, non era così aggressivo. Devo essere sincero, cioè dobbiamo essere un po' sinceri. Pensavamo che il Gela dopo il 2-0 cercava di un po' di amministrare un po' la gara, invece merito a loro con l'aggressività che hanno avuto già dall'inizio. Il merito va a queste ragazze, si stanno applicando, si scrivono le indicazioni, questo è sintomo di che questa squadra vuole essere protagonista in questo campionato. Noi con grandissima umiltà, diceva un tuo collega, noi abbiamo preso gente che ha fame come la piazza di Gela, vuole uscire da queste categorie. Noi non promettiamo niente alla gente, l'unica promessa che ci siamo fatti noi e vogliamo fare alla città è quella che ci impegneremo sempre al massimo come abbiamo fatto oggi e dicevo che il nostro spirito è quello del, tra virgolette, del disperato, quello che vuole ottenere a qualunque costo una prestazione e noi con questa caratteristica sicuramente questa categoria possiamo dare soddisfazione al nostro presidente e alla nostra gente. Un gol veramente da cineteca. Guarda, ancora non l'ho visto, quindi i miei compagni di squadra mi hanno detto che ho fatto un grazioso gol. Però l'importante sono stati i 3 punti, dare un seguito al risultato buono di Pomigliano. Il rammarico anche della scorsa domenica c'è, perché se avessimo affrontato quella gara con questi uomini a disposizione credo che c'erano molte più possibilità di poter portare a casa quei 3 punti. Però è andata così, oggi abbiamo dato una grande risposta alla città, è stato bello giocare di fronte al nostro pubblico, quindi meglio di così oggi non poteva andare. Che Gela è? È un buon Gela, un Gela che mette anima e cuore su ogni pallone per tutti i 90 minuti. E noi non ci prefissiamo grandissimi obiettivi, dobbiamo ragionare domenica dopo domenica e poi vediamo.